In vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco e ridotto in 10 dalla fine del primo tempo per una decisione dell'arbitro Michelotti, che ai più è apparsa discutibile, il Napoli è riuscito nella ripresa a contenere l'offensiva, in verità piuttosto disordinata, degli interisti a lanciare la sfida alla capolista Roma. Domenica all'Olimpico le due squadre si troveranno di fronte. In palio forse il vertice della classifica, considerato che i napoletani devono recuperare l'11 marzo la partita casalinga con l'Ascoli. Ma veniamo all'incontro di oggi. Dopo una partenza velocissima gli azzurri sfiorano il gol con questo lancio di Pellegrini. Bordone è fuori causa, ma Damiani ha anticipato. Al 14esimo la rete di Guidetti. Il tiro del napoletano sorprende tutti, Bordone compreso. La prima conclusione interista verso la porta di Castellini alla mezz'ora porta la firma di Caso, ma non impensierisce. Bordone invece si fa sorprendere una seconda volta su cross di Damiani, ma è Nicolini che perde l'occasione favorevole. Al 40esimo l'espulsione di Marangon per una gomitata a Pasinato in corsa. Poteva essere una svolta. Sentiamo Marchesi. Dopo che siamo rimasti in 10, il Napoli ha dimostrato tutto il suo carattere e il suo temperamento, proprio sopperendo la mancanza di un uomo contro un Inter che in quel momento stava giocando bene, e abbiamo portato in fondo una partita che penso abbiamo meritato di vincere. E Bersellini. Il Napoli è rimasto in 10, probabilmente ci ha messo in difficoltà perché si sono racchiusi nella loro metà campo, tra l'altro, e noi comunque non siamo riusciti a passare, abbiamo creato alcune occasioni. Ripresa, Cascione al posto di Musella e Ambu rileva Pancheri. L'Inter riesce ad accumulare calci d'angolo, alla fine saranno 13. I pericoli per la porta napoletana arrivano alla fine. In due minuti, al 42esimo, Castellini è bravo ad intercettare questa deviazione di Guidetti su tiro di Muraro. E poi, due minuti più tardi, si esibisce in questo volo spettacolare. Il merito per non aver subito gol va diviso con Kroll, che ha diretto a perfezione il reparto difensivo.